Emilio Ambassa ha ricevuto questo sigillo particolare all'Accademia di Belle Arti qua ad Urbino ed è anche un modo per inaugurare questo anno accademico. Lei ha detto ai ragazzi: attingete il più possibile dagli ospiti che ci saranno, confrontatevi. I maestri sono importanti. Per un giovane che sogna di diventare un creatore di forme e di linguaggi e di cose utili e riconosciute, è fondamentale potersi nutrire da coloro che lo hanno preceduto e che hanno fatto un percorso che li ha portati a rappresentare una nuova realtà nel mondo. Emilio Ambaz è uno dei massimi esempi mondiali di questa capacità di essere creativi, ma di saper passare dall'idea ai fatti. Design e natura sono due atti consecutivi? Oggigiorno, come ho detto prima, tutta la natura è un risultato del design. Non è raro, strano, il punto del mondo dove la natura era quello che ci è stato dato anni, secoli fa. Quasi tutto quello che troviamo è già stato fatto dall'uomo, pertanto è tutto un risultato del design. Del design per proposito o del design per ignoranza o per abbandono o per negligenza. Lei ha anticipato i tempi parlando di sostenibilità, la sostenibilità più concreta. Come vede il futuro? Beh, a 80 non è che io vedrò molto futuro, pertanto lo vedo con una certa nostalgia. Penso che la gente è tremendamente conscia delle conseguenze delle azioni attuali, cosa che possibilmente hanno imparato vedendo che cosa risulta le azioni fatte senza rendersene conto che ci sono conseguenze secondarie, terziarie, perché molte volte la gente dice: io faccio questo palazzo con del materiale economico, però quando deve essere smontato, perché ha una vita, come tutte le cose ha una vita, si deve disegnare di maniera che possa essere smontato con il minimo di costo, con il minimo di conseguenze. La gente già comincia a diventare molto più conscia di questo, però naturalmente è il mestiere dell'architetto, il mestiere dell'ingegnere di far presente alla gente o dell'amministratore pubblico. La gente per sé non ha la preparazione, però sì ha possibilmente la istintiva sensazione di che la cosa deve essere pensata e calcolata per evitare conseguenze future. Si torna in presenza all'Accademia di Belle Arti, proprio un ciclo che dà l'avvio anche all'anno accademico. Come mai questa apertura è stato invitato un grande maestro dell'architettura sostenibile e precursore? Perché per me è fondamentale proporre un modello di formazione quest'anno e anche una scelta progettuale che tocca nella sostanza le emergenze di questa nostra vita adesso. Cioè credo che i giovani che si formano appunto nelle arti debbano assolutamente tener conto anche di quella dimensione di mondo, di ambiente, di relazione con un mondo ed un ambiente che sono datori a noi delle cose indispensabili per rendere possibili le nostre attività superiori, ecco, che ne abbiano buona consapevolezza. E quindi invitare un maestro internazionale, un artista, che ha posto nel cuore appunto della sua ricerca e della sua espressione proprio questo rinnovato dialogo con la natura e questo ripensamento, questo pensiero del nostro rapporto etico con la natura, mi sembra assolutamente fondamentale anche per dei giovani che si possono presentare si possono formare fluidamente o come pittori o come scultori o come altro, eccetera. E quindi è anzitutto una lezione di etica per una buona formazione artistica. È nato il Sigillo delle Arti, una collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti di Urbino e l'Ateneo Lucale. Non è il primo sigillo che diamo, l'abbiamo dato al regista e poeta Herzog qualche mese fa. Come ho detto, è un'idea che rafforza i legami che ci sono in Urbino tra le varie istituzioni
formative e culturali. E per questo è un qualcosa che poi si riflette anche alla città di Urbino, perché è un modo per far conoscere Urbino di più di quello che lo è attualmente, facendo venire nei nostri territori personalità come appunto l'architetto Ambaz.